Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Un altro computer che non ebbe mai nessun problema a gestire il Pascal era il Macintosh con il Think Pascal. A fare una piccola introduzione, i Macintosh non furono mai degli home computer, perché all'inizio Macintosh 128 e 512 si spaccavano perché erano problemi di surriscaldamento. Dal Macintosh Plus in avanti i Macintosh ebbero affidabilità, erano diciamo ben strumentali per il desktop publishing, macchine inarrivabili. Quando uno andava a vedere quanto costava un Macintosh si sentiva male, gli girava la testa dal prezzo che veramente costavano. I Macintosh incominciarono a diventare delle macchine per home computing solo dal 1993-94, anzi 92. Incominciò diciamo l'Apple a riciclare il con Macintosh Classic, che poi era né più e né meno come un Macintosh Plus con 2 MB di RAM, e poi Macintosh Classic 2, che era né più e né meno che un Mac SE 30 depotenziato nella espandibilità della RAM con un 68030 da 16 MHz e la possibilità di metterci un FFPU. Ma furono macchine che come multimedialità erano parecchio inferiori rispetto ad Amiga, perché praticamente c'avevano un monitor piccolo in bianco e nero. Le cose incominciarono a cambiare con Macintosh Color Classic, che è un bel monitor a colori piccolino a 256 colori, audio stereo e un piccolo microfono davanti, e con un system che era effettivamente multitasking. Tuttavia, diciamo, possiamo dire che con la morte della Commodore, ecco, nel 94, dal 94 in poi, i Macintosh incominciarono a diventare anche dei computer che potevano essere, diciamo, considerati, nonostante il prezzo, per gli home computing. Ci fu un ribasso di prezzo per quanto riguarda i Macintosh Classic Color, il Macintosh Classic 2, il Macintosh Color Classic, quanto la linea degli LC, Pizza Boxes, LC1, LC2, LC3. E quindi Macintosh dal 1994 diventarono praticamente dei computer anche per il segmento home computing, e possiamo dire anche prima di quella data, ma comunque da quella data in poi a maggior ragione, perché il prezzo delle macchine cominciò a diventare più abbordabile, divennero praticamente delle macchine home computing. Di conseguenza si pose il problema per eventuali possessori di farci rullare sopra il Pascal, e c'era Think Pascal. E questa è una breve introduzione, diciamo, per il mondo di Apple. Andiamo a vedere praticamente velocemente l'indice che troviamo a pagina 5. Per farci un'idea rapida, questo non è un corso di Pascal per Macintosh, ma guarderemo rapidamente l'indice e poi daremo un'occhiata agli stati per vedere quanto fosse distante dalla Borland. Come iniziare? Imparare a utilizzare il Pascal con un tutorial, utilizzo diciamo dei comandi, l'utilizzo del Think Pascal, l'editing, lavorare con gli oggetti, far rullare i programmi, il debugging, le librerie, costruire progetti facendo segmentazione di programmi, anche scrivendoli per FFPU, lo vedremo, eventuale apertura all'assembler con delle chiamate, debugging, una serie di quattro riferimenti per diciamo il menu dell'ambiente del Think Pascal, una serie di utility che erano dati chiaramente con il Think Pascal, che era su dischetto ovviamente, e poi una serie di appendici. Quindi cosa fare, diciamo, da tenere presente in un porting, quando si faceva un porting in Think Pascal. Ora, quello che noi ci interessa, andiamo a botta a vedere a pagina 39 per vedere praticamente
com'era la sintassi. Eccola qua, c'era le mani più nessuno, si metteva program, punto e virgola, non c'era bisogno di mettere una parentesi input virgola output chiusa parentesi. Poi c'erano le costanti, le variabili, il begin d'inizio, poi c'era il showString, le assegnazioni con due punti uguale, punto e virgola, varie chiamate con le procedure, poi c'era un ciclo, begin con l'end, l'end si chiude, il ciclo si chiudeva senza end, però diciamo mancherebbe qui un punto e virgola e poi l'end puntato per chiudere il programma. Diciamo, la sintassi era ragionevolmente simile, possiamo avere anche un'altra sintassi a pagina, ad esempio 94. Eccolo qui, che abbiamo programmi, costanti, variabili, begin, assegnazioni sono corrette, un altro ciclo, end, qui mancherebbe un punto e virgola, comunque l'end puntato poi scende. Cosa importante, se si va a vedere a pagina 82, quando si andava a compilare, ecco, si andava a compilare, si poteva scegliere che tipo di codice si faceva, per un 68020, un 68030 oppure per un FF+, perché praticamente i programmi, questi si potevano, quando si facevano programmi, si facevano fare anche delle chiamate con delle funzioni o procedure da far elaborare solo per il coprocessore matematico, quindi con delle bozze di una qualche programmazione, diciamo, parallela per quanto riguarda ad esempio le procedure, funzioni e quant'altro. E quindi nel complesso si può dire che il ThinkPascal era ragionevolmente utile e vicino praticamente a quello che si insegnava nella Borland, e quindi il problema non c'era. Il link per scaricare il manuale ThinkPascal lo trovate in descrizione. E quindi in Macintosh, come abbiamo già visto precedentemente, gli Amiga quanto gli Atari ST non avevano nessun problema a far rullare in un ambiente Pascal, perché diciamo gli Amiga erano microprocessori a 24 bit, gli Atari ST a 32 bit, e questi erano i Macintosh a 24 bit, quello più vecchio, il Classic, o se no tutti a 32 bit. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.